abbiamo passato un'ottima nottata tra i comfort della modernità e le lenzuola, e adesso stiamo aggiungendo agli zaini il cibo e il kit ferrata che avevamo lasciato qui. Pranzo, colazione, snack. È giusto, Valentina. Anche se pesa tanto, è giusto. Sono le 7:25, per cui siamo in un orario perfetto. Spendi facile per le 8. Pane, burro, marmellata di lamponi e brie. Ti vediamo metà. La fine del mondo. Buonissimo. Ma era Elvis che durante la notte faceva lo spuntino notturno. 8:15, pronti a muoverci anche dal Duran. Giornata spettacolosa sembra oggi, dai. Spettacolosa. Sì. Freddo caino, quindi insomma. Adesso ci aspetta un pezzo di strada statale da fare. E dopo ci dirigiamo verso il Pramperetto. La notte al rifugio San Sebastiano, al Passo Duran, veramente ci stava, ci voleva. Siamo rinfrancati, docciati, mangiato come dei cinghiali. Grande colazione, il signor Beniamino è un mito assoluto, siamo stati benissimo al rifugio. La tappa di oggi è abbastanza lunga perché anche oggi facciamo un collegamento tra due tappe in realtà, che sono quella dal Duran al rifugio Pramperet, e poi dal Pramperet andiamo dritti per Forcella Zittà, Vande Zittà, fino al rifugio Pian de Fontana, che è chiuso, e noi andremo al bivacco dal Mas, con pause eccetera. Abbiamo calcolato 9 ore con poco più di 1000 metri di dislivello. Come possiamo vedere, le scarpe di Carlotta nuove vanno molto meglio, molto 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 meglio. Il primo premio lo vince il, come si chiama, Huai Yanfeng di Marco, che tentando di sollevarlo oggi ha già iniziato... perso due cuciture. quanti euro? 29,50. E sono le 10, ma all'ombra è ancora tutto gelato. Adesso stiamo procedendo sempre con un lunghissimo traverso fino a Forcella Moschesin. Abbiamo un panorama magnifico sulla Gordino. Questo qui penso sia San Martino, le pale di San Martino, e questo qui è San Lucano. Il resto non lo conosco. È tutto nuovo, tutto nuovo. Sopra di noi c'è San Sebastiano, davanti a noi un bel sole anche oggi. Adesso attraversiamo queste ghiaie dall'aspetto nevoso, quasi acquoso. Siamo alla Malga Moschesin, c'è anche una fontana, mi sa che facciamo rifornimento acqua qui perché penso che non ne troveremo più. E invece c'è una bella fontanella con sorgente poco prima della forcella.
è il più buon panino di tutti. Ma 600 in su? Com'è? 600 in su? Eh sì. E in giù? E quindi stiamo andiamo. Ecco il nostro bel sentiero che porta verso Talvena e le cime di Zittà, che attraverseremo fino al bivacco. Personalmente sono emozionato di questa attraversata. Ho, non so se dire, delle aspettative, ma comunque un'ottima impressione per questo tratto di sentiero. Lo sguardo spazia dal Duranno alla cima dei Preti e testa bassa camminiamo. Salita quasi punitiva. La Portela dei Pezzedei. Una salita power, veramente. E mo ci spacchiamo le gambe. Il sentiero penso che scavalli lì. Qua invece vediamo di nuovo i lagazzuoi, la Rozes e le Tofane. E questo qua è la parete sud della Marmalada. Il fiato è corto e le parole non sono particolarmente necessarie, ma tutta l'alta via fino a qui mi sembra un po' come se fosse stata una preparazione a essere qui in questo luogo straordinario, come se la montagna mi avesse preso e messo in tasca, e mi piace starci. Praticamente adesso siamo al cospetto delle cime di Zittà e del Talvena, che è lui. Per salire, soprattutto quest'ultimo tratto, è un sentiero veramente ripido, però siamo incantati e senza parole. Per contro, le relative femmine sono distrutte. Forza Carly! Ci siamo tutti, Forcella di Zittà. E siamo arrivati. Ma siete matti? Luogo incantevole. E dietro di là c'è Belluno, la meta. Come? Da qua è tutta discesa.
era praticamente nella maniera più inaspettata questi si rivelano i luoghi più magnifici. Forse le Dolomiti dimenticate sono anche le più belle, sono delle montagne aspre, non cattive, aspre ma invitanti. Wow, qua giù c'è il nostro sentiero che porta al bivacco e qua la Gusella del Vescovà. Indro Fontanelli. Incomincio a essere un po' stanchino. Una gran figata sto sentiero in realtà. Uno vorrebbe avere insomma qualcosa di un po' defaticante, invece c'è il sentiero frolla quadricipiti, ma bellissimo. Eccoci alla fine di questa discesissima. Pian de Fontana, eccoci. Bivacco dal Massa. Qua. Super bene. Non è sempre così immediato il ritrovamento della fonte. In questo caso penso che la fonte più vicina sia, dov'è? Questa. No, ma mi fa anche piacere fare due passi per andare a prendere l'acqua, perché mi sento un po' statico in questi ultimi giorni. Comunque, ovviamente, tornando indietro, ho guardato l'app della Tabacco e ho visto che c'era un'altra sorgente più in basso e più vicino. La morale della storia insegna che sempre guardare le mappe prima di andare a fare acqua. Oh, ma però questa tipa, praticamente questa tipa lavora in una casa che c'è lì. Se domani scopro che mi puzzano le mani è perché Valentina sta utilizzando in questa maniera il mio piumino. L'uso originale quella sarebbero delle maniche e invece siamo ridotti così. E vabbè, okay. Adesso ci facciamo una bella hot chocolate. La stufa, la stecca, le scarpe non sono più là perché sono qua. Effettivamente il mitico Ciobar.